Siamo sul lago del Matese, a circa 1041 metri sul livello del mare, che è di natura carsica, e siamo ai piedi del monte Miletto e del monte La Gallinola. Eccola qui sullo sfondo. La nostra escursione parte nelle vicinanze dell'agriturismo Falode. E andiamo verso il lago del Matese. E sullo sfondo Monte Soglio. Ecco il lago del Matese, e sullo sfondo Monte Maio e Monte Raspalo. E sullo sfondo Monte Mutria e Monte Porco. C'è molto vento e raffiche veramente violente. E siamo alle pendici della Gallinola e il Colle del Monaco. Ed ora ci mangiamo un po' di ciliegie. E sullo sfondo Letino, 961 metri sul livello del mare. E qui a fianco c'è il fiume Lete, che naturalmente va a confluire al lago di Letino. Ed ecco il lago di Letino, che è un invaso con una diga. Dall'altra parte ci sono le cascate del Lete. Le acque del fiume continuano a scendere verso Prata Sannita. Inizialmente dovevamo andare a Valle Agricola percorrendo questo sentiero, però abbiamo visto che era molto molto difficoltoso per noi con le bike pesanti fare 100 metri di dislivello in mezzo alle rocce, quindi abbiamo rinunciato. Però siamo arrivati alla croce di Letino a 940 metri circa sul livello del mare e sotto la vallata del fiume Volturno, dove il fiume Lete va a confluire. Ed eccoci nuovamente sul lago del Matese. Davanti a noi la Gallinola. E queste sono le onde del lago. Le raffiche del vento sono talmente forti che è agitato.
un mare di felci. Qui ci troviamo sempre intorno al lago, sotto il passo di Miralago. Ed eccoci giunti al termine, è stata una giornata bella ma molto molto ventosa e a Valle Agricola ritorneremo facendo un altro giro naturalmente.